L'ultima domenica di campionato è stata anche l'ultima volta di Michel Platini, uno dei più grandi assi dello sport di tutti i tempi. Per 5 incancellabili anni, la sua classe inarrivabile e la sua dialettica dissacrante hanno innaffiato di champagne campi e taccuini, stadi e giornali, trasformando ogni intervista e ogni partita in un perenne brindisi al calcio, inteso come fantasia, eleganza e divertimento. Sia coloro che ne hanno amato il talento, sia coloro che ne hanno patito l'ironia, hanno assistito comunque con grande tristezza al momento del commiato. Perché senza Platini, simpatico o no, sarà un altro calcio. Ho deciso di smettere di non giocare più una partita ufficiale. Non soltanto con la Juventus, ma con il calcio. Non soltanto con la Juventus, ma con il calcio, partita ufficiale. Spero di giocare con qualche amico su una prateria ogni tanto. Senti, questa decisione l'hai presa quando? L'ho presa a settembre l'anno scorso. Perché? Perché penso che domani non sarò migliore di oggi. È stato difficile oggi per te? È stato difficile uscire dal campo. Vedevo le minute che passavano in fretta. Ecco, cosa ha rappresentato Platini per la Juventus e per lei in questi 5 anni? No, Platini, per tutti quelli che amano il bel football, è il più bel football che si è potuto vedere. Naturalmente il fatto che smette è un grosso dispiacere per la Juventus, ma anche per chiunque ama il buon calcio. Comunque è stato un grosso affare per la Juventus, Platini. Diciamo che l'abbiamo preso per un pezzo di pane. Diciamo che ci abbiamo aggiunto molto caviale, ma se l'è meritato. Grazie.